Negli 11 comuni dell'associazione Colline Moreniche torna Mosaico Scienze, un festival che si prefigge di creare un percorso tra scienza e cultura del territorio. Offriamo l'opportunità di un evento che è interessantissimo per tutti, però nel momento in cui ci informiamo su questa cosa abbiamo l'opportunità di poterla vivere nelle esperienze delle conferenze e nei luoghi del nostro patrimonio storico, artistico e naturale, che è quello delle Colline Moreniche del Garda. Giunto alla 12ª edizione, l'evento propone quest'anno un argomento accattivante ma nel contempo delicato. Verso l'immortalità, con punto interrogativo, quindi scienza ed umane aspirazioni. Abbiamo pensato questo tema perché siamo nell'anno in cui il nostro Parlamento sta discutendo del testamento biologico, crediamo che l'argomento interessi tutti. C'è un aspetto scientifico che è importante, ma c'è anche un aspetto filosofico, etico, che non è da trascurare. E quindi il confronto ci sembra una cosa importante. Abbiamo pensato, insieme al nostro responsabile scientifico, che è l'ingegner Cerretta dell'Accademia di Agricoltura, Scienza e Lettere di Verona, abbiamo pensato di mettere insieme un mosaico di tipo nuovo. Mosaico Scienze rappresenta il risultato della perfetta collaborazione tra l'Associazione Colline Moreniche e la Regione Lombardia. È una manifestazione che da 12 anni prende per mano i cittadini di questo territorio, ne fa conoscere gli angoli più nascosti e più belli, promuovendo anche tematiche importanti. Devo dire peraltro che proprio in questi anni, dall'anno scorso, anche un forte finanziamento di Regione Lombardia attraverso il piano di sviluppo rurale permette, con oltre 4 milioni di euro a fondo perduto, non solo di dare promozioni a carattere simbolico, ma di dare promozioni sostanziali che rilanceranno ulteriormente questa zona. Come la scienza è in continua evoluzione, chissà che Mosaico Scienze in futuro non si espande in tutta la provincia. Proprio per la contiguità anche delle colline di questa realtà con le altre province, col Garda, e poi da quest'anno anche l'allargamento verso la parte più a sud, quindi con iniziative a Goito, con iniziative a Marmirolo, che sono realtà vicine a questa dimensione territoriale e che hanno colto l'occasione, l'opportunità di esserne parte.